L'obiettivo è che al 90° si vince. Semplicità e vittorie, la ricetta di Nicola Ragno per il nuovo Taranto ha pochi ingredienti ma efficaci, gli stessi che il trainer di Molfetta ha utilizzato sui campi da 19 anni a questa parte, ottenendo promozioni in serie. La prima nella Premier League pugliese maturò nel 2000 a Ostuni, prima di ripetersi per 2 anni di fila tra Noicattaro e Bitonto. Nella bacheca di Ragno trovano posto la vittoria del 2005 a Monopoli, il doblete campionato e Coppa Nazionale Italiana 2012 a Bicelli, il successo ad Andria nel 2015, poi 3 stagioni di alto livello dal 2016 a ieri, il campionato di eccellenza pugliese ottenuto a Nardò, poi il primo in D a Bisceglie e poi a Potenza con una giornata di anticipo, 10 campionati vinti in 20 anni, passando per l'addio prematuro al Potenza e alla C nella scorsa stagione. Quello che si è fatto 2 anni fa a Potenza è qualcosa di straordinario, però ripeto, fa parte del passato. A me la chiamata forse più giusta è quella di Taranto, perché io umilmente non sono stato mai chiamato da una società o da un presidente di categoria superiore. Io la categoria me la sono sempre guadagnata sul campo. Ho allenato in promozione, ho vinto la promozione, ho allenato l'eccellenza, l'ho vinta 7 volte, sono andato in Serie D. La Serie D l'ho vinta 2 volte, vado in C non ci sono rimasto. Nel nuovo Taranto farà sicuramente parte Giuseppe Genchi, tornato in rossoblu dopo l'esperienza vissuta nella città dei due mari tra il 2014 e il 2016, con 48 reti all'attivo. Dopo il triennio tra i pro con le maglie di Potenza e Monopoli, sarà lui a guidare l'attacco di una squadra che ha già annunciato l'arrivo di Masi dal Sorrento, attende Manzo, Allegrini, Matera e Guaita, e ha confermato tasselli importanti come Ferrara, D'Agostino e Lanzolla, nomi importanti per un'annata nella quale gli ionici saranno chiamati a recitare da protagonisti. Taranto ha visto la B, ha visto la C, ha un palato fine. È chiaro che dopo 2 o 3 passaggi di ciclo sbagliati comincia uno a scomodarsi dalla poltrona, vuole vincere. Noi cercheremo, ripeto, di quantomeno ogni domenica di puntare a vincere. Poi sarà bravura, intelligenza della squadra. Se non puoi vincere, cerca di non perderla. Stavo guardando sempre il discorso che l'obiettivo finale sapete qual è. È chiaro che per avere questa situazione, affinché si verifichi, devi avere giocatori con gli attributi, parliamoci chiaro, che hanno vinto dei campionati, che sanno gestire determinate situazioni. Determinati a prendere uomini prima che calciatori, preparano un campionato di vertice, senza nascondere le speranze di ripescaggio, un'opzione remota ma che potrebbe verificarsi in seconda battuta se dovessero esserci dei posti liberi nella C che verrà dopo la prima tranche di riammissione e ripescaggi. Per questo il luglio del Taranto si gioca su due tavoli, mercato e uffici di Lega.